Ma vale la pena modificare una chitarra economica come un Harley Benton SC500 che costa 169 cambiando pickup e meccaniche? Beh, questo è esattamente l'esperimento che andremo a fare oggi, perché c'è solo un modo per scoprire se vale la pena o no. Facciamo un confronto fra il prima e il dopo e tiriamo le nostre conclusioni. Ciao a tutti e bentornati nel mio laboratorio di liuteria. Io sono Andrea Marcellan e, come abbiamo visto, oggi parleremo di chitarre economiche. Vale la pena o no modificarle per migliorarle? Beh, comincerei col dire che se avete questa domanda da un po' che vi frulla nella vostra testa, avete una chitarra economica e continuate a domandarvi: ma lo faccio o non lo faccio? Vale la pena o non vale la pena? Molto probabilmente non avete nessun bisogno di modificare il vostro strumento. La decisione di cambiare pickup, meccaniche, ponte o quello che avete bisogno di modificare deve partire da una sensazione di necessità. Quindi state ben attenti a fare una distinzione fra quello che è uno sfizio per sentito dire e quello che è un reale bisogno di migliorare il proprio strumento. Non sempre vale la pena fare degli upgrade su degli strumenti economici, e talvolta alcuni strumenti anche di fascia molto alta hanno problemi tali che nemmeno lì conviene investire soldi per fare modifiche e riparazioni. Ma torniamo invece alla chitarra di oggi, che è un Harley Benton SC500, chitarra da 169 euro di cui vi ho già parlato, trovate il link qui sopra, che è estremamente basic, ha delle meccaniche che sono no brand, quindi non sappiamo nemmeno chi le ha prodotte. Abbiamo i pickup che non sono nemmeno i Roswell, quindi sono quelli base. Ma con cosa andremo a sostituire questi due componenti? Beh, partiremo con delle meccaniche Goto, sempre dorate con tulipano, semplici, quindi non autobloccanti, e con dei pickup della Tone Rider modello Birmingham. Già solo questi due componenti costano circa 60 euro per le meccaniche e tra i 90 e i 100 euro i due pickup in base a dove li comprate. Quindi, visto che lo strumento costa esattamente come la somma dei due componenti che andiamo a modificare, deve essere una scelta che è ben ponderata, come ho detto prima. Quello che andiamo a fare adesso è un bel setup alla chitarra. Dopodiché facciamo un bel sound test, lo registriamo. Poi smontiamo le corde, le meccaniche, i pickup, mettiamo tutti i componenti nuovi, ma rimontiamo le stesse corde di prima. Così, quando faremo il test col nuovo hardware, il confronto sarà ancora più imparziale. Detto questo, non perderei altro tempo perché c'è un bel po' di lavoro da fare. Allora, abbiamo fatto il setup, adesso tiro fuori amplificatore, microfono e tutto, facciamo il primo sound test con la chitarra così com'è. Ovviamente quello che dovrò fare è cercare di lasciare amplificatore e microfono esattamente nella stessa posizione, perché poi dovrò smontare tutto per cambiare pickup e meccaniche, rimontare le corde e rifare il test dell'audio con il microfono nella stessa posizione e le stesse impostazioni sia sulla scheda audio del PC sia sull'amplificatore. Quindi, se a livello temporale, guardando il video, vedete pickup che compaiono, scompaiono, cose che si spostano tra un'immagine e l'altra, insomma è tutto normale, è solo perché ho dovuto registrare prima l'audio con la chitarra così com'è, poi con le modifiche, ma volevo farvi sentire il confronto fra un audio e l'altro, uno di seguito all'altro, per avere un vero riscontro immediato e più tangibile.
Per fare questo test useremo il Perception P170 come microfono, come ampli usiamo il mio vecchio Roland Cube 30x, il tutto collegato tramite la mia Focusrite Scarlett. Non è un video guida su come registrare le chitarre, è solo per fare un test, cercherò di fare del mio meglio, ma non perdiamo tempo e andiamo a sentire le differenze del prima e del dopo. Abbiamo finito il test e sono pronto a darvi i miei pensieri così a caldo. Mettiamo sul tavolo quelli che sono i costi di quello che abbiamo cambiato, ovvero meccaniche Goto 60 euro. Ovviamente 60 euro non sono pochi per delle meccaniche, ma quando fate un ragionamento sulle meccaniche tenete conto del fatto che queste sono meccaniche con la chiave a tulipano, che non è uno standard e già solo per quello costano di più, e che sono dorate. E anche qui costano di più di quelle cromate, quindi potenzialmente le stesse meccaniche con la stessa qualità ma cromate con una chiavetta più standard, più classica, tipo stile Ibanez per dirne una, vi vengono a costare sui 40 euro, quindi sono ben 20 euro in meno e avete la stessa identica cosa. Qui giustamente l'hardware è dorato e andare a cambiare le meccaniche mettendo le cromate aveva poco senso. Ma la domanda è, ne valsa la pena? Allora, avendo tolto e messo le corde più volte, un po' per fare il setup, un po' per fare il test nel modo più imparziale possibile, quindi riutilizzando le stesse corde usate con i vecchi pickup anche con i nuovi pickup, le ho usate avanti e indietro e mi sono reso conto di quanto fossero alcune un pochino dure, alcune un po' tanto dure, alcune molto lasche, queste sono tutte fluide, non saltano un colpo, sono regolari e sono precise, per cui la qualità meccanica si sente tutta. È vero che 60 euro non sono 40 euro,
ma la differenza si sente come è chiara e palese, e questo ve lo devo dire a voce io, perché non siete qui, non potete provare, testare con mano questa miglioria che abbiamo effettuato. Parliamo di pick-up. Allora, rispetto agli originali montati su questa Harley Benton, i Tone Rider secondo me sono nettamente superiori. Può sembrare un po' tanto dire nettamente superiori, ma ascoltando bene i test audio che abbiamo fatto, in particolare sui puliti, si sente chiaramente come il pickup al manico tenda a essere particolarmente scuro, gonfio, poco dettagliato, quello al ponte tanto freddo ma allo stesso tempo un po' esile, come si può dire, sottile, insomma poco ricco, mentre appena andiamo ad ascoltare lo stesso test con i pickup Tone Rider sentiamo che il suono, l'output è molto più bilanciato, i bassi non sovrastano, c'è più chiarezza, c'è più dettaglio, c'è più timbrica, e anche se a un colpo d'occhio potrebbe non sembrare una differenza enorme, la differenza c'è e come. Si sente meno sui distorti, questo sì, posso dirlo e confermarlo, ma sui puliti è proprio chiara che c'è una differenza importante. La domanda è una differenza che vale 100 euro? La risposta non è semplice, perché se ci fosse stato lo stesso modello di chitarra, magari invece che a 169 a 189, 200 euro, ma con magari già dei Roswell, io lì avrei sinceramente preso la chitarra con i Roswell e avrei lasciato su quelli, però questo modello non esiste. Poi bisognerebbe anche vedere se effettivamente poi questi pickup sono meglio dei Roswell facendo un test comparativo, e questo lo potremo sapere solo magari in futuro facendo proprio un altro test come questo. In buona sostanza, stringendo, sì, la differenza c'è, vale 100 euro? Non so se valga 100 euro, sarebbe stato più bello ovviamente aver speso, che ne so, 70, 60, 70 euro per avere questo tipo di miglioria. Però 100 non è neanche così una cifra impensabile se si pensa che ci sono dei pick-up che costano ben più di 200-300 euro. Quindi tutto considerato, 100 euro per una coppia di pick-up col suono che hanno, secondo me ne vale la pena. Magari qualcuno sta pensando, come al solito, sì, tutto bello, 60 euro le meccaniche, 100 euro i pick-up, la chitarra costa esattamente quanto pick-up più meccaniche, ma la tua manodopera costa questo, costa quello, sì. È vero, però ragazzi, cambiare le meccaniche e cambiare i pick-up non è una cosa complessa. Vi dico un segreto, con le manine, queste due qua, una e due, le meccaniche e i pick-up ve li cambiate da soli, non è difficile, risparmiate un po' di soldi, imparate a fare cose nuove. Per sostituire questa è bastato avere una chiave tubolare da 10 e un cacciavite e ovviamente le meccaniche nuove. E per quanto riguarda i pick-up, visto che nella confezione c'è il bugiardino con scritto tutto quello che serve sapere per fare i cablaggi in modo corretto, vi basta fare un piccolo investimento, trovate il link nel mio shop Amazon, per un buon saldatore, 20-30 euro, ma ce l'avete per tutta la vita e potrete fare tutte le modifiche che volete con un solo investimento. Ovviamente fatemi sapere nei commenti qua sotto che cosa ne pensate, perché sono veramente veramente curioso di conoscere la vostra opinione. Mentre scrollate verso il basso alla ricerca dei link utili che vi ho lasciato nella descrizione di questo video, ricordatevi che c'è il pulsante iscriviti. Cliccarlo non costa niente, mi aiutate a crescere ovviamente, a raggiungere più pubblico che ha i vostri stessi interessi e a creare nuove collaborazioni, nuovi video sempre interessanti, sempre con strumenti e hardware nuovi. Non dimenticate di fare un salto anche su Patreon, dove ogni settimana pubblico foto e video e si chiacchiera amabilmente attorno al mondo della chitarra. E ovviamente, se vi è piaciuto questo video e ne volete ancora, non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace di supporto al canale. Con questo ragazzi è tutto, io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!